Eccoci qua, guardate davanti a voi, sono Pino e Stefania. Buongiorno. Ciao. Ok. Ed eccoci qua di nuovo. Oggi che giorno è? 13, vi? Oggi è 13, sì. Santa Lucia. Santa Lucia, è il giorno più lungo che ci sia. Poi era più corto, vabbè. È lunedì 13 dicembre 2021, siamo sui Monti Lucredi. Sarà a fare un giro inedito ai laghetti dei Percili, perché appena ai laghetti dei Percili arrivate con la macchina fino alla casetta della forestale, poi parcheggiate, vi fate a serrata e andate ai laghetti. Troppo facile. Noi passiamo sulle creste delle serre. Poi passiamo di sopra, riscendiamo tramite il sentiero e andiamo alle rovine di Morella. Alle rovine di Morella. E poi scendiamo ai due laghetti, che è Fraturno e Maraone. Poi tramite la serrata ritorniamo. Dopo dalla serrata torniamo indietro? Sì, e dopo riprendiamo la strada normale, ma quella ormai la fa a ritorno. Ma per l'andata saliamo sopra le creste. Da qui si vede tutto il Pellecchio, è tutto innevato. Qui purtroppo la neve è andata via, ce n'era un po' l'altro giorno, ma è sparita. Quindi vabbè, ci vediamo lungo il sentiero, va. Con dei panorami stupendi. Ok, vedete questo cancello, entrate, e questo sentiero vi porta sul colle Morello, dove c'è la capanna dell'eremita. Qui sembra che c'era uno che era venuto e si era ritirato quassù. Non è un eremo, è una mezza capanna un po' distrutta, però dentro ci sono ancora libri, un po' di roba, insomma, di questo personaggio che stava qui sopra. Adesso vi portiamo sopra il colle Morello e facciamo vedere. Abbiamo fatto una piccola deviazione, siamo saliti sul colle Morello dei Monti Lucredi a 895 metri. Siamo venuti a vedere la capanna dell'eremita. Qui c'era un signore, vedete dove era questo qui? Era un signore del nord che si è costruito sta capannetta qui sopra, proprio sopra il colle, e si era ritirato qua. Oh, adesso è morta, la capanna è rimasta, e dentro, vedi, c'era di tutto. Guardate le batterie. Queste batterie c'erano l'illuminazione dell'ermo, insomma, a baracchetta. Qui c'è un'altra batteria. Quelle sono le serre, tutta la cresta delle serre che andremo a percorrere adesso, sempre dei Monti Lucredi. Vi faccio vedere pure il coso qui, come si vede il Pellecchio che ha la neve da qua. Oh, questo è un giro a 360 gradi perfetto, eh? Nonostante sia un piccolo colle dei Lucredi, è perfetto proprio. Ecco il Pellecchio, è tutto imbiancato, tutta la catena dei Monti Lucredi, a parte questa. La catena dei Monti Lucredi, tutta questa qua che vedete, e oltre che non si vede dall'altra parte del Gennaro e tutto. Ok, infatti, ok, siamo sul percorso alternativo per i laghetti di Percile, come vedete, laghi dritti, non vi sbagliate che qui accanto c'è un'altra serrata, quindi prendete questa di destra e cominciate a salire, a parte poi c'è la freccia azzurra che indica verso l'alto, cominciate a salire. Per cominciare ad andare sulla cresta delle serre. Ok, questo era il colle Morello, stavamo dove c'era la casetta dell'eremita, e quello è Pizzo Pellecchio innevato, che nevicano. È la faticaccia delle regioni di cammino, ci sto a capire più niente. Ok, io vado a vedere un attimo, a parte l'ho vista l'altra volta. Comunque, lungo il sentiero ci sono queste due baite, ma abbandonate. Proprio abbandonate, proprio, che è un vero peccato, guardate quanto sono belle. Che peccato, guarda, quasi quasi mi metto a posto, ce l'ho abita io. Ci stanno i sedili, i sedili delle macchine fuori qui. Sarà chiusa a chiave? No, è pure aperto. Ma qui ci dorme qualcuno, che stanno i vestiti. Ci dorme il pecoraro che sta qui da queste parti. Secondo me ci dorme il pecoraro qua, perché ci sono dei vestiti appiccati. Perché da queste parti pare che ci sta qual pecoraro, qualcosa del genere. Comunque qui ce ne sta un'altra. Anzi, c'è pure il letto qua dentro, è pure tenuto bene. Ah, qui ci vengono a dormire proprio. Infatti hanno pure venuto a chiave, vedi. C'è sta un letto, ma pare che se... che è tenuto pure bene,
È tutto sotto sopra, però. Ok, le due baite abbandonate. Ultima neve di primavera. Eccoci qua, stiamo camminando per un fuori sentiero, proprio sotto la cresta che sta qui a 50 metri, che sarebbe la via dei lupi quella sopra. Noi siamo leggermente più sotto. Fino a pochi giorni fa c'era la neve qui, vedete? Ancora, guarda, le ultime ghiazze di neve. Ce n'è un po' sulla cimata del Vercile, di neve, ma non credo che ci andiamo. Adesso, qua, questo pratica, non esiste sentiero qua. Dove vedete meglio passate. Ok. Continua la nostra salita. Siamo sui Monti Lucretri, nonostante non sono di un'altezza esagerata, ma quei 400-500 metri di dislivello si fanno sempre, si niente da fa. Lassù era qua la capanna, laggiù Colle Morello, stavamo prima. Queste sono quelle stalle che stavano qui sotto, abbandonate, lassù è il Pellecchia. E noi continuiamo a salire verso la cresta che sarebbe la via dei lupi. Ed eccoci qua, siamo sul sentiero dei lupi, guardate qui c'è ancora la neve. Insomma, quello che rimane, però. Sentiero dei lupi, cresta delle serre. Adesso qui ce ne andiamo sul Colle Civitella, queste cose qui. Che non manco mi ricordo quali erano. Sono cascati gli occhiali, perché fammi raccogliere. Vabbè, ci vediamo più avanti. Siamo sempre sul sentiero dei lupi e anche stavolta ho beccato un cinghiale, ma attraversata la strada. Solo si è buttato dalla padella a braccio, ed è qua che siamo dentro i Monti Lucretri e Dio te caccia. Della recinzione, noi gli tirano, che chi sta fuori dal parco sta. Guarda che ci fanno le sarcicce con te, torna da sta parte, torna al sicuro, sentiero dei lupi. Vedi, caccia consentita ai solo autorizzati. Io l'ho avvertito, fa come te pare. Ok, siamo usciti sulle creste, qui siamo tutti all'aperto, qui davanti a noi c'è la cimata di Vercile, adesso noi ancora qualche 100-200 metri troviamo una deviazione che porta alle rovine di Morella e poi giù ai laghetti di Vercile, quindi tra poco lasciamo la cresta e cominciamo a scendere sotto i laghetti di Vercile. Ragazzi, questo è un giro spettacolare, fatelo, attenzione che è un po' impicciato, però c'è un pezzo dove si perdono segni tutto e diventa un casino, però mantieni sempre la cresta. Che c'è? Ah, i cartelli, ecco quelli i cartelli, vedi, lì c'è il sentiero per Molella. Ciao. Ok, siamo arrivati a questo cartello, come vedete qui c'è laghetti di Vercile, fraturno 45 minuti, passando per le colonie di Rio Molella, Torre Molella come si chiama. Cimata di Vercile 25 minuti, la cimata di Vercile è questa qui con la neve. Ok, cioè, poi c'è l'innesto della cimata dei Serri, da dove venivamo noi, il sentiero che stiamo a fare noi adesso. Di qua sempre Rio Freddo, 6 km e mezzo, VL2, Via dei Lupi. Che poi è pure questa qua, la Via dei Lupi, la cimata dei Serri. Che spettacolo qua, guarda. Quella è la cimata dei Serri che la neve dietro a noi. Però non ci andiamo, a meno che ci vuoi No, vabbè. Ok. Ok, adesso... Questo è il sentiero segnato. Sì, un vecchio... Il cartello è nuovo, ma il segno è scolorito da 20 anni. Ok, vedete il Pellecchia imbiancato. Adesso prendiamo quest'altro sentiero che ci porta giù ai laghetti di Fraturno, ai laghetti di Vercile. Fraturno e Maraone si chiamano. Adesso ce ne andiamo giù. Dovremmo passare prima per le rovine? Prima per le rovine. Perfetto. Allora passiamo prima per le rovine di Molella? E da stamattina dico Molella, ma non so come... Ah, Morella, da stamattina dico Molella, io Mollella, mo Viallella, ma che cazzo ne... Vabbè, va. Era Morella. Sì. Ok, siamo sul sentiero del parco. Ci vediamo tra poco. C'è anche Stefania che arriva. Sì, infatti c'è il disegno del lupo. Siamo di nuovo a un nuovo bivio. Quindi a destra cresta cimata delle serre, da dove venivamo noi adesso. Adesso andiamo qui sotto per i laghetti di Vercile, 15 minuti, licenza 2 ore e 30. Poi c'è un altro cartello che dice qua
confine, aria protetta, 55 minuti, Rio Freddo da qua, 1 ora e 45, non va a Cineto, almeno da qua non lo porta a Cineto, ci andrà sicuramente, che si va a Rio Freddo, va pure a Cineto, in qualche modo. Ah, quindi perfetto, scendiamo. Ok, siamo arrivati alle rovine di Morella. Com'è che si chiamava il castello del lago? Torre del Lago, perché si trova sopra al laghetto di Fraturno che sta qua sotto, che raggiungeremo tra poco. Questa era la vecchia cisterna, come vedete, non c'è stanca, ecco, c'è ancora il vecchio colore, cioè non c'è stanca anche qui in giro dei resti di Morella, ci sono delle mura lì e basta. E queste sono le rovine della Torre del Lago, Torre di Morella. Qui è l'unico muro ancora rimasto in piedi, Siamo in un bosco bellissimo, Praticamente stiamo proprio sopra il laghetto di Fraturno che sta qua sotto. Ecco, è rimasto almeno una decina di metri di mura. Perfetto. Ok, adesso stiamo scendendo dal sentiero di Morella, arriviamo al bio, vedete i cartelli. Saranno da loro, vanno ai laghetti di Percile, 10 minuti diciamo. Invece quest'altro sentiero viene da Cineto Romano, lo sanno i Cascatelle, e questo è il sentiero che abbiamo fatto circa 3 mesi fa, così siamo fatti da Cineto fino ai laghetti e poi siamo tornati indietro. E infatti qui da il bastoncino si è attaccato, vedo niente. Cineto Romano, 1 ora e 25. Ok, andiamo avanti. Ed eccoci ai laghetti di Percile, questo è il primo laghetto, Fraturno. Fraturno si chiama, pare, no? Questo è Fraturno. Fraturno, bravo. E poi l'altro che sta là è il Maraone, ma quel Marone c'è solo un pezzetto per poter scendere. Che? Oh, di solito quando butti qualcosa i pesci arrivano a frotte qua. Niente, dove stanno? La miseria, allora. Sono venuto un altro saputo, ho buttato in pezzi di pane, c'erano 5.000 pesci qua, c'erano pure i pesci cani, c'erano. Ok, laghetti di Percile, laghetto di Fraturno. Ah, questo è proprio un laghetto di montagna tipo e Dolomiti, queste cose qua, Sembra, Sì, perché vedi che bello lì, tutta la pineta. Guarda che spettacolo. Questa è la macchina del guardiaparco, l'abbiamo incontrato qui, stanno a ripulire i sentieri, stanno a pulire e segnare i sentieri, ottimo lavoro. Infatti hanno messo i cartelli, infatti erano nuovi qui i cartelli, hai visto? Hanno messo i cartelli, nuovi, ieri ha detto che l'hanno messi, ma si vede che erano nuovi del secca, confronto a questi che hanno qualche anno. Siamo ai laghetti di Percile, 705 metri, che andiamo a vedere pure Fraturno e Marraone? Ma tanto che scendiamo a fare là sotto, non si vede niente. Ok, andiamo avanti, via. Andiamosene. Adesso ci prendiamo la sterrata e se ne torniamo alla macchina piano piano. E poi una birretta ce la vedo proprio. Ok, l'escursione è finita. Avete visto Pino e Stefano, sono stati in bastoncino e fanno un macello. 12 km e l'ora, non lo so, ancora so quanto ci siamo messo. Vabbè, uguale, abbiamo fan votico orario. In questo momento ce l'ho qui sul GPS, ma tocca. A Via dei Lupi, rovine di Morella. Poi siamo stati sull'eremo. L'eremo, insomma, la casa di. Come si chiamava quello? Dell'eremita. Dell'eremita? Io dicevo come si chiamava proprio lui. Ah, non lo sai proprio. Vabbè, Peppino l'Eremita, lo chiameremo così, Peppino l'Eremita. Poi siamo andati ai laghetti di Percile, ne abbiamo visto soltanto uno perché l'altro è tutto un frattato. Quello più importante, il laghetto di Fraturno. E quindi ci vediamo alla prossima. Vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma, Bassa Lazio. Ciao, ciao. Arrivederci.